La cosa più bella è l'inizio, quando ti ritrovi davanti ad una tela bianca e sai che hai tutti i colori a tua disposizione per andare a imprimerla con le tue idee. E la prima fase è emozionarsi, sia che mi ritrovo davanti ad un paesaggio, che voglio esprimere un'idea, la prima cosa, l'essenziale, è quella di trovare una grossa emozione dentro di te o in quello che guardi, prima di poter mettere su tela, perché altrimenti, se non c'è l'emozione, automaticamente non riesco a trasmetterla alle persone che poi andranno a guardare il mio quadro. La cosa principale è l'osservare, il saper guardare e il sapersi trasformare nella cosa che vuoi dipingere, in un albero, in un fiore, in un oggetto qualsiasi. Devi entrare dentro, capirne l'essenza e poi lì puoi iniziare ad interpretarlo e a riportarlo sulla tua tela. Io dipingo esclusivamente a olio utilizzando la spatola e come supporto è la tela, una tela di juta che deve essere molto resistente affinché la mia pittura è molto materica, quindi deve sostenere strati e strati di materia. È un genere figurativo, dipingo en plein air quando voglio rilassarmi e stare a contatto con la natura, e altrimenti dipingo qua nel mio studio quando voglio dipingere la figura oppure tirare fuori delle idee o delle cose mie. Naturalmente mi piacerebbe poter trasmettere delle emozioni, e non necessariamente deve essere la mia emozione principale, però quello che ci tengo è che una persona, guardando il mio quadro, possa entrare dentro se stessa e andare a trovare delle cose nascoste o che aveva nascosto, e quindi entrare in contatto con se stessa, con la parte più profonda di se stessa. Mi piacerebbe questo che i miei quadri facessero. Thank you.
La pittura è l'amore della mia vita. La pittura è sempre stata presente e mi ha sempre aiutato nei momenti più difficili e nei momenti di gioia, dicevo, voglio trasmettere e mettere sulla mia tela questo sentimento e questo attimo. Quasi vivo attraverso i miei quadri, è quasi un modo per diventare immortali, per dire e lasciare un segno e dire: io di qua ci sono passata, ci sono stata e spero che i miei quadri continuino a parlare di me per tanto tempo. La mia ballerina è fatta su tela lavorata con spatola, si vedono le spatolate belle decise, carico di materia, pochi colori e vibrano tutti attorno al tocco finale, che è il tocco di rosso. La ballerina è chi è più aggraziato e dolce di una ballerina, forse fragile. Balla in punta di piedi per non dar fastidio, quasi non si sente. E balla leggiadra alla vita, con grazia. Dietro c'è un uomo che la tiene, non è un ballerino, è fermo ed è statico. E l'abbraccia, ma non partecipa al suo ballo. E forse la tiene con possesso. E chissà, forse questa è una storia d'amore, come tante. Questo quadro si intitola Soffio, un quadro che io amo particolarmente, forse perché rappresenta la tempesta che ogni tanto ognuno di noi affronta nella sua vita. C'è questo mare tumultuoso con le onde tutte increspate e sopra questo mare c'è questo angelo, forse un arcangelo, che è incombente, fa quasi paura, ma se guardiamo attentamente, qua nel suo grembo tiene una vela a proteggerla e con il suo soffio spinge altre due vele e le porta verso il porto. E il tutto è illuminato dietro all'angelo da questo cielo dove c'è questo sprazzo di sereno ed è la speranza che dietro a questo periodo, a questo mare, il bel tempo torna. Questo è un angelo ed è un angelo che sta sussurrando alla luna, sta instaurando un dialogo con la luna, però è anche un angelo birichino. Laggiù in fondo c'è un cesto ed è un cesto di ciliegie e guarda la luna e dice: ma dai, ne mangio ancora una e poi basta. E questi sono i paesaggi della mia valle. Andare a dipingere en plein air è bellissimo, è rilassante, sei a contatto con la natura e sei a contatto con questi paesi, vecchi paesi, molti ancora diroccati. Mi piace dipingere le case vecchie, soprattutto quelle non ancora ristrutturate, e in mezzo a questi paesi mi sembra quasi di sentire ancora i giochi dei bambini, le loro urla, la gente che passa, che passeggia, la gente che ha vissuto in questi posti. Sento ancora la loro presenza e queste pietre parlano del loro vissuto. C'è un mistero dietro a tutto questo. E quando sono immersa nella pittura, mi sembra, nel silenzio di questi borghi, sento ancora queste risa gioiose di questi paesi una volta molto abitati.
rappresento la marea. La marea, questa bellissima fanciulla in movimento, d'altra parte è una danza ed è fatta di acqua. Quest'acqua che formano quasi due ali ed è vestita di leggerezza proprio di acqua ed è la luna che domina la marea, quindi ecco dietro questa luna luminosissima. Tengo particolarmente a questo quadro, ha partecipato alla Biennale di Venezia di Torino per i 150 anni dell'Unità d'Italia ed è stato messo al posto d'onore all'inizio, all'entrata di Sala Nervi. Rappresenta l'Italia che si intravede dietro a questa figura, che è trafitta da se stessa, dalla sua stessa bandiera ed è il periodo storico che stiamo, ahimè, vivendo attualmente. Dall'Italia nasce lei, questa figura, questa donna, e questa donna rappresenta l'arte. D'altra parte l'Italia è intrisa di arte e in tutti i settori, dalla scultura alla pittura, alla cucina, agli stilisti, senza tener conto che le nostre città sono musei a cielo aperto. E lei è bella e generosa solo come l'arte sa esserlo, e in mano tiene la fiaccola, è la fiaccola della passione che è quella che fa muovere gli artisti e della speranza che l'Italia si risollevi. I due mari formano due ali e quindi il succo del discorso è l'arte come l'angelo che salverà l'Italia. Forse la mia prima vera mostra, dove finalmente mi sono sentita una pittrice. Ed è stata una mostra particolare, perché soprattutto in quella mostra mi sono raccontata. E andare a Roma per me è stato un po' come buttare tutti i miei veli e raccontarmi, avere il coraggio di raccontarmi. E anche questo quadro, che così all'apparenza può sembrare una scena di vita quotidiana, sono tre donne che stendono i loro panni, c'è la figlia, la mamma e la nonna, quindi sono le tre generazioni che collaborano, tre donne che collaborano nella vita per fare le cose quotidiane che noi donne facciamo tutti i giorni. Però il fatto di stendere questi panni al sole è come un pochino stendere i propri panni e fare in modo che chiunque veda chi siamo. Ed è quello che è successo a me a Roma, mi sono raccontata attraverso i miei quadri e ho steso i miei panni al sole e mi sono svelata finalmente senza più paura. Questo quadro rappresenta un abbraccio antico tra una mamma e una figlia, quegli abbracci di una volta, proprio casto. E la figlia ha fatto dono alla mamma di un mazzo di fiori, cioè questo abbraccio, io lo chiamo un abbraccio antico. Antico forse anche nei colori, questi viola con questi verdi. Vi presento Alessandra Peloso. E stavo dipingendo una mostra che andava a Barcellona e si intitolava Le rose e le parole, e per l'occasione di un evento mondiale che è la Festa del Libro, che fanno in occasione di San Gordì sempre il 23 di aprile, e quindi stavo preparando questa mostra e nel mio studio c'era profumo di rose, chiunque mi regalava rose, creme con il profumo delle rose, e io ho fatto tantissimi quadri con il tema delle rose e qua mi sono raffigurata
con tutto un turbinio di rose, vestita di rose, con le rose in mano, insomma, ho vissuto un periodo immersa nelle rose, nel profumo delle rose. Questo quadro rappresenta una scultura fatta da uno scultore valdostano che si chiama Gian Giuseppe Barmassa e l'ha presentata 3-4 anni fa alla Fiera di Sant'Orso. Quando sono andata alla Fiera di Sant'Orso, sotto alle porte pretoriane vicino, c'era questa scultura, io ne sono rimasta folgorata. Ho dovuto dipingerla assolutamente in 2 giorni, continuavo ad andare alla fiera per vedere e riuscire poi a finire il mio lavoro. Questo quadro rappresenta 2 guide alpine che accompagnano Maria José sul Cervino e Maria José fa dono della croce che attualmente è la croce che c'è sul Cervino. Ho voluto fare e far sentire il legno di cui è fatta questa scultura, quindi con colori belli caldi, mentre dietro i colori freddi rappresentano le porte pretoriane. E questo quadro è un paesaggio di San Nicolà. Mi ricordo ancora, aveva appena nevicato, ma non abbastanza per ricoprire completamente il prato, e quindi ci sono queste macchie di neve. E faceva freddo però, molto freddo. Questa donna è su una barca e questo quadro rappresenta il viaggio e non si capisce se sta partendo o se sta arrivando. E in fondo è così anche nella nostra vita, non sai se sei già arrivata o se stai solo partendo e forse anche questo è il bello. E in mano tiene delle rose che le butta e vanno nel mare. Queste rose si trasformano in libri e quindi c'è il mare, un oceano smisurato e pieno di libri e rappresenta la sapienza, la cultura antica. Questa donna molto semplicemente rappresenta la rosa e la rosa è la bellezza, è la sensualità, è la femminilità, è l'amore e dal suo corpo nascono i rami e il suo braccio si tramuta in rose. La cosa più bella è il fare. Io a volte dico non è importante il risultato, bello, il brutto, il giusto o lo sbagliato, ma la cosa più importante e più bella è mettersi a fare. Vivere nel colore per il colore è veramente un privilegio. Ed è bellissima ed è la cosa più bella, è proprio il fare, al di là delle mostre, del giudizio, il bello, oppure dei complimenti, delle mostre importanti, la cosa più bella è proprio il fare.